un'area di affettuosa partecipazione oltre che di interesse, questa sala è molto piacevole e siamo qui per discutere e analizzare il volume di Paolo Biecher, Rossi, Papari, Monte Cassino, piccole storie familiari della storia grande della guerra. Io prima di dare la parola alla dottoressa Federica, console generale a Milano, Andrea Colasio, mi limito a dirvi in questo primo giro che non è mai stato così facile organizzare una presentazione, nel senso che quando Paolo è venuto a mostrarmi il libro, l'ho subito guardato con grande interesse, ne ho parlato brevemente con alcuni colleghi che sono qui alla mia destra, il professor Antonio Vassori, il dottor Benedetto Zaccaria, che sono due tra i massimi esperti di storia delle relazioni internazionali, il professor Vassori insegna qui a Padova, Zaccaria è invece dell'Istituto Europeo di Fiesole, e in sostanza abbiamo condiviso subito un grande interesse per questo lavoro, quindi di solito le presentazioni sono complicate da organizzare, in questo caso è stato tutto estremamente agevole e direi partecipe. Io do subito la parola al console e la ringrazio moltissimo di essere qui con noi, prego. Buonasera a tutti, vi ringrazio soprattutto dell'invito, in modo particolare desidero ringraziare il signor Biecher, autore del libro. Adesso si sente? Devo dire che ho accolto questo invito non solo con piacere ma anche con grande entusiasmo, perché sono convinta che non possiamo mai stancarci di raccontare la storia del secondo corpo polacco, un esercito che, come ben sapete, sperimentò tutte le piaghe del XX secolo, l'invasione nazista, successivamente quella sovietica, poi le deportazioni nei gulag e nei campi di lavoro sovietici, infine l'esodo dall'Unione Sovietica e l'approdo nel 1944 in Italia dopo un lungo cammino attraverso l'Iran, l'Iraq, la Palestina e l'Egitto. I combattimenti sul fronte italiano, come sappiamo tutti, portarono il secondo corpo polacco da Monte Cassino attraverso le Marche, la linea gotica e gli Appennini fino all'Emilia Romagna. E quello che doveva essere il cammino per la libertà della Polonia si trasformò in una tragica delusione alla fine della guerra, quando gli accordi tra gli alleati purtroppo legarono le sorti della Polonia all'Unione Sovietica. E così, come ben sapete, si aprì un nuovo capitolo del secondo corpo polacco, considerato un esercito scomodo nell'Europa divisa in due blocchi e anche censurato in Polonia. Diversi soldati del secondo corpo, memori di atrocità sovietiche, scelsero emigrazione, molti di loro sono rimasti in Italia, altri sono invece emigrati in Inghilterra, in Argentina e in altri paesi. Quelli che decisero di tornare invece in patria subirono diverse forme di persecuzione e anche la morte, tra essi ricordiamo il tenente di cavalleria Pilecki. Il suo libro e soprattutto il titolo Rossi Papaveri a Monte Cassino mi fa anche ricordare il funerale che abbiamo celebrato la settimana scorsa del colonnello Antonio Miscevic a Loro Piceno, scomparso proprio pochi giorni fa a quasi 105 anni, uno degli ultimi combattenti dell'armata di Anders. E in effetti l'abbiamo salutato con una marea di fiori bianco-rossi, tra cui erano tra l'altro tanti papaveri. Volevo ringraziare tutti i presenti, soprattutto per la vostra partecipazione così numerosa che mi fa veramente molto molto piacere, e in modo speciale voglio ringraziare le autorità di Padova e specialmente il sindaco.
sindaco il signor Sergio Giordani e l'assessore alla cultura Andrea Colasio. Ringrazio molto anche i nostri relatori, grazie per il vostro supporto che volete darci nel raccontare la storia del secondo quarto culturale. Grazie mille e vi auguro. Grazie. E Andrea Colasio, l'assessore alla cultura di Parma. Si sente? Innanzitutto buonasera a tutti. Ma guardate, io vi ruberò pochissimi minuti. Non vi nascondo che mi ha molto colpito questo piccolo libro, perché penso di conoscere Paolo non so da quanti anni, mi aveva sempre incuriosito la stranezza del suo cognome, che non oso ripetere, Pezzola, la piccola sera mi spiegavo. Ma diciamo che questo libro ha aiutato a disvelare il mistero, ma non vi nascondo che mi ha molto colpito perché al di là dell'aspetto storiografico, nel quale entrano nel merito gli esperti, mi ha colpito un'altra, che dico, si presta a diverse molteplici anni, veramente diverse. Intanto mi è piaciuto molto come lui ha saputo mettere in rete la biografia individuale alla grande storia collettiva. Però, l'ha fatto veramente con maestria, perché l'ha veramente vissuta nel profondo, ma ha saputo trovare il giusto equilibrio tra la storia, la biografia personale, familiare e lo scenario della grande storia, che è rimasto sullo sfondo ma è strettamente intrecciato con la sua vicenda individuale. E giustamente lo diceva il console, sostanzialmente è importante di aver dato voce a un episodio rimosso. È chiaro che la storiografia da un lato, ma soprattutto le relazioni geopolitiche dall'altro, rendevano scomoda questa seconda armata. È evidente che nel contesto della guerra fredda c'è un passaggio molto bello del libro di Paolo, quando dice ad un certo punto è pazzesco, abbiamo un esercito polacco che si muove nel mondo con le bandiere nel momento in cui non esisteva la Polonia e i suoi cittadini erano invece sovietici o tedeschi. È un po' il paradosso di Deve. Ma e questo è l'aspetto affascinante, come dire, lui, la cosa che mi ha colpito molto, potremmo dire, c'è un bellissimo film che parla di una doppia anima, perché lui è un'anima divisa in due. La sua identità lo dice nel libro, cioè lui dice: io ho imparato il polacco del primo, poi mi sono trovato, la storia mi ha portato a essere un insegnante di italiano, ma la mia matrice è la lingua polacca, ci faccio ancora degli errori, come dire, ho ancora questa matrice, è una specie di un'anima divisa in due, perché la sua storia personale ci porta dentro la grande storia e lo fa veramente con intelligenza narrativa. E c'è un aspetto che mi ha molto colpito, che non immaginavo Paolo, dice quello che la mia storia personale mi porta ad essere un uomo di sinistra, un uomo che milita nel Partito Comunista in una certa fase, vivendo una grandissima contraddizione. Cioè moltissimi dei soldati, gli ufficiali del secondo corpo d'armata di Andas erano purcose, vorrei dire, anticomunistici, ma che altro, avevano vissuto sulla loro pelle il gulag, la Siberia, del secondo corpo d'armata nasce da quelle 100.000 persone, non solo soldati, molti sono bambini, donne e bambini, perché Anders capisce che o li porta via dalla Siberia, sono morti, o li porta via dalla Siberia. Quindi realizza un esercito che non è quasi un esercito medievale, cioè mette assieme donne, bambini, carreggi e dice andiamo a cercare una sorta di esodo biblico, vediamo se riusciamo a salvarli. C'è veramente qualcosa di affascinante in questa narrazione. Riusciranno a salvarsi, non solo, salveranno l'onore, simbolicamente l'onore della Polonia, che di fatto parteciperà in modo importante al secondo conflitto mondiale del suolo italiano, e la battaglia di Monte Cassino rappresenta il fiore all'occhiello da un punto di vista dell'impegno strategico militare e del coraggio. Conte, Paolo lo racconta, il cimitero più grande dei polacchi fuori dalla Polonia è proprio lì, sono circa 1.000. Ed è un episodio interessantissimo,
mi colpisce un fatto, che a un certo punto, dopo il suo peregrinare in Polonia, resta sostanzialmente in un istituto, tra virgolette, per orfani, molti dei bambini che erano lì erano senza genitori, quindi avevano per traversie personali, era in questo orfanatrofio, e vive questa lacerazione profondissima della sua identità, l'ha vissuta su diverse dimensioni, il suo essere figlio di madre italiana e di padre polacco, impara la lingua polacca, verrà a vivere poi nel Salento, ad Alesano, e lì c'è un episodio che mi ha colpito moltissimo. A un certo punto dice: ero lì, parlavo polacco, il mondo circostante parlava una lingua che mi era straniera, mi era ostile, tra virgolette. Cosa fa? Fa una cosa bellissima, scrive una letterina al cardinale Wyszyński, che è a Roma, dice: mi manda un dizionario. L'indirizzo era del tutto improbabile, cioè, le poste italiane all'epoca funzionavano. Incredibilmente, la letterina di Paolo arriva in Vaticano, va in mano al cardinale, il cardinale gli risponde e dice: ma vi mando immediatamente, gli mando un piccolo dizionario che lei ancora a casa non utilizza, dicendo: però per me tornare a venire a dirci la lingua è fondante, è costitutiva dell'identità profonda di una persona. E Paolo ce l'ha ancora, il cardinale gli spedì in quel profondo sud italiano un piccolo dizionario. Io ho trovato veramente poetica questa vicenda, cioè, c'è qualcosa di poetico. Ovviamente non sto a dirvi di Daimler, che voi lo sapete, rimane in Italia, come che ci dà le vetrate dell'uomo, ma diciamo l'epopea che Paolo racconta è veramente impressionante, affascinante, e si muove tra la dimensione geopolitica della guerra fredda, questa povera Polonia dopo il morto, morto, ferito, insomma, viene lacerata, non esiste più come Stato, e mi ha molto colpito anche l'attenzione con cui Paolo dice: guardate che in realtà Italia e Polonia, lo sapete, no? I due inni si citano, è un esempio rarissimo, abbiamo i due inni, quello polacco e quello italiano, che si citano reciprocamente, e pur cosa, perché Italia e Polonia, entrambe, l'impero sovietico, l'impero russo da un lato, l'impero austro-ungarico, è evidente che erano nazioni la cui fase di costruzione dello Stato-nazione nasce in contrapposizione geopolitica di imperi che non volevano la loro autonomia. Quindi sono due paesi che hanno vissuto, diciamo, la fase dell'indipendenza nazionale come vettore unificante sul piano simbolico. Questo lo racconta e poi ci fa entrare in quell'orrore che è il massacro politico, una sorta di pulizia etnica anti-litteram della Polonia. Il mio intervento finisce perché ci sono gli esperti che ci porteranno in media stress. Paolo, grazie, perché veramente sei dato uno spaccato di storia interessante, e mi piace anche il fatto che lui ad un certo punto, che adesso capisco perché andò subito con il manifesto, se avevo qualche dubbio l'ho capito retrospettivamente. Paolo è un libertario, ha vissuto sulla pelle della sua famiglia, il significato del comunismo reale, ma al tempo stesso ha saputo declinare la sua dimensione critica rispetto alla resistente, salvaguardando, diciamo, un percorso collettivo e di biografia personale e familiare che veramente ti fa onore. Grazie per il contributo che ci hai dato, grazie ancora alla console, grazie a chi ha organizzato questo evento. Anche se è una definizione che gli sta stretta, perché in realtà spesso discutiamo tra noi la storia internazionale più ampia e diciamo le spalle più solide, insomma, di questa piccola gabbia disciplinare. Antonio, prego, non so se quale microfono preferisci. Perfetto, ma innanzitutto io vorrei ringraziare l'autore di questo libro, Carlo Fugno, per
avermi coinvolto in questa presentazione. Devo dire, ci trovavamo a presentare un altro libro e appunto sono stato praticamente bloccato e portato non direttamente, perché sono passate qualche settimana, ma appunto a presentare questo volume che devo dire ho letto con grande attenzione e con grande interesse. Devo dire che a volte le vicende personali ci dicono molto di più sulla grande storia di tanti altri volumi di specialisti, però non credo che il mio compito in questo ambito sia quello di percorrere appunto le vicende personali che vengono raccontate nell'ambito di questo libro, che come ho detto si legge con grande attenzione, con grande coinvolgimento, devo dire quanto alcune vicende siano note, devo dire che leggerle poi attraverso le parole di chi in qualche modo le ha vissute di persona lascia certamente un senso, un sentimento diverso. Ma come ho detto, io credo che il mio compito sia quello di dire qualche cosa dal punto di vista del contesto, che comunque nel volume devo dire non manca, e anzi c'è una sorta di continuo contrappunto tra un lato appunto le vicende, gli eventi personali e il contesto più ampio, e quindi tutto ciò che coinvolge la Polonia e i polacchi nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Io vorrei solo soffermarmi su questi aspetti di carattere internazionale. Alcuni sono noti, ma altri forse lo sono meno, e non è detto che naturalmente tutti coloro che sono presenti abbiano già avuto la possibilità di leggere questo volume. Ma forse la prima questione che va ricordata è, qua mi permetto di essere un po' critico nei confronti della classe dirigente polacca degli anni 30, è forse in alcuni casi di essere stato un po' miope, di non aver compreso bene cosa stava per accadere, aver avuto forse, dobbiamo ricordare che il governo polacco degli anni 30 era un governo veramente autoritario, poi dopo sul Parlamento più potremmo discutere. Soprattutto devo dire una miopia che porta ad esempio nel 1938-39 le autorità polacche, ad esempio, a trarre profitto della fine della Cecoslovacchia e di chiedere nel contesto della spartizione che avviene di questo paese una parte di questo territorio, e non comprendere che in qualche modo le mire di Hitler se erano passate prima per l'Austria e poi naturalmente per Praga, beh, naturalmente la prossima tappa sarebbe stata ovviamente la Polonia. Un altro elemento che credo sia importante ricordare è che sì, alla fine dei conti è abbastanza singolare come l'invasione della Polonia sia la scintilla che provoca la Seconda Guerra Mondiale, e tra l'altro la questione della Polonia in fondo è il momento di svolta delle posizioni della Gran Bretagna e della Francia, che dopo fine di ciò che restava dello Stato cecoslovacco, finalmente, dopo qualche anno, comprendono che l'intenzione di Hitler non è semplicemente quella di unire tutti i popoli di lingua tedesca, ma è veramente una visione di espansione più ampia, in cui ambito naturalmente la Polonia era forse il primo obiettivo, e poi ve ne sarebbero stati degli altri. Perché in fondo la Polonia, devo dire, proprio
l'esempio forse più forte della grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Uno, non dimentichiamoci, uno dei paesi che paga, anche ovviamente insieme all'Unione Sovietica, questo è abbastanza ovvio, ma voglio dire insieme alla Jugoslavia, la Polonia è l'altro paese che paga il più alto numero di vittime, naturalmente tra combattenti, civili e così via, per non parlare poi della comunità ebraica, quindi devo dire è un paese che ha vissuto e tra l'altro devo dire pagato anche in qualche modo i rapporti tra le grandi potenze. Appunto l'assessore Colasio prima faceva riferimento alla guerra fredda, diciamo che in realtà questa è un po' la fase successiva, perché nella fase precedente la Polonia prima paga l'accordo nazi-sovietico del 1939, quindi naturalmente viene sostanzialmente spartita tra sovietici e tedeschi nel modo che conosciamo, con le conseguenze che conosciamo, soprattutto alcune di queste conseguenze toccano poi i personaggi all'interno di questo volume, che pagano sia che si trovino nella zona sotto occupazione tedesca, sia che si trovino nella zona che passa sotto la sovranità sovietica. Devo dire che è difficile comprendere chi abbia pagato di più, perché in entrambi i casi devo dire, la persecuzione è stata particolarmente forte, particolarmente dura. Successivamente, dal 1941 in avanti, non dimentichiamoci, la Polonia paga la Grande Alleanza, paga effettivamente il compromesso tra da prima la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica, poi la Gran Bretagna, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Non dimentichiamoci, quando prima subito dell'aggressione hitleriana la Francia e la Gran Bretagna danno delle garanzie, che sono quelle poi che giustificheranno l'ingresso in guerra inglese e francese contro la Germania nazista, sono garanzie nei confronti dell'indipendenza della Polonia. Molto meno chiaro e naturalmente resta ambigua la questione di quali dovessero essere i confini di una Polonia restaurata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E non dimentichiamoci che dopo giugno 1941 la prima cosa che Stalin chiede nel primo incontro che ha con il segretario di Stato Foreign Office Anthony Eden è proprio la salvaguardia alla fine della guerra dal punto di vista dell'Unione Sovietica di tutto ciò che era stato acquisito con il patto Ribbentrop-Molotov, che significava naturalmente una parte consistente della Polonia. E devo dire la risposta inglese, che è una risposta in qualche modo ambigua, non dimentichiamoci che allo stesso tempo il governo in esilio polacco si trovava a Londra ed era uno degli alleati della Gran Bretagna, ma nei contatti segreti riservati che si hanno appunto tra Eden e Stalin, beh, gli inglesi fin dall'inizio non prendono, devo dire, una posizione precisa sulla questione dei confini, comprendendo che questo sarebbe stato, diciamo, uno dei prezzi che sarebbe stato necessario pagare all'Unione Sovietica per il mantenimento di un'alleanza che a questo punto diventava particolarmente importante. Resta quindi questa ambiguità di fondo che prosegue, devo dire, nel corso del conflitto. Non dimentichiamoci che nel 1941, quando poi entrano in guerra gli Stati Uniti, in fondo gli Stati Uniti ad esempio non riconoscono, non avrebbero mai riconosciuto l'annessione degli Stati Baltici appunto da parte dell'Unione Sovietica, ma devo dire che il Presidente Roosevelt sulla questione della Polonia appare molto più cauto, molto più diciamo, disposto a trovare delle soluzioni. Di compromesso. Devo dire anche sugli Stati Baltici la questione è una questione puramente formale. Possiamo dunque dire che è abbastanza singolare che in fondo
voglio dire, questi tre leader che sono in guerra e che dicono di essere in guerra per la difesa di una serie di principi che vanno da quelli della Carta dell'Atlantico al discorso di Russo sulle quattro libertà e così via. Poi dopo, alla fine dei conti, la diplomazia segreta e gli interessi delle grandi potenze, questo caso naturalmente soprattutto gli interessi dell'Unione Sovietica, ma dall'altra parte l'interesse a mantenere in vita un'alleanza con l'Unione Sovietica, che secondo me essere ben importanti, voglio dire, delle sorti dello Stato polacco, o meglio, più che dello Stato polacco, dei confini del futuro dello Stato polacco e naturalmente diciamo della sorte degli stessi polacchi. Quindi questo effettivamente, questo cinismo della diplomazia, lo dice uno che è uno storico diplomatico, quindi lo riconosce, questo cinismo della diplomazia in fondo è il filo conduttore di tutte le vicende che i polacchi sono costretti a vivere sulle loro spalle, proprio perché alla fine dei conti sono un oggetto delle scelte delle grandi potenze. Dimentichiamoci, nel 1943, quando vengono scoperte le fosse di Katyn, devo dire, la parte sia inglese sia americana, certo non c'è una prova, ma la parte inglese e americana ci sono dei dubbi che in realtà non siano stati tedeschi, come naturalmente la propaganda sovietica dichiara, però sinceramente da parte statunitense c'è una sorta di disinteresse. Da parte inglese c'è questo atteggiamento ambiguo per cui si cerca di convincere i polacchi a stare buoni e tranquilli, a non esagerare, a non mettersi contro l'Unione Sovietica, perché l'alleanza con l'Unione Sovietica di Stalin è più importante di migliaia di ufficiali polacchi che sono stati massacrati in questo momento, non si sa bene da chi, perché alla fine dei conti questo è di maggior rilievo. Io devo dire c'è solo un momento che naturalmente in questo libro non viene, viene ricordato perché è, se vogliamo, legato allo stesso tempo fino a un certo punto alla questione polacca, che invece è di un certo rilievo perché in questo caso possiamo dire che la Polonia anticipa in qualche modo degli elementi che poi saranno quelli della guerra fredda. E questo avviene durante l'insurrezione di Varsavia dell'estate del 1944. Vabbè, naturalmente noi sappiamo che l'insurrezione di Varsavia nasce perché il governo polacco in esilio a Londra spinge l'esercito interno a sollevarsi nella speranza naturalmente di liberare Varsavia prima dell'arrivo dell'Unione delle truppe dell'armata russa. E sappiamo anche, perché questo viene ricordato nel libro, che i sovietici si fermano poco prima di Varsavia e sicuramente stanno fermi e tranquilli e non fanno molto, anzi cioè non fanno proprio niente per aiutare gli insorti polacchi. Qualcuno sostiene forse malevolmente che così i tedeschi risolvevano i sovietici qualche problema. Ma al di là di questo, devo dire, c'è un aspetto importante. Credo che questo sia uno dei momenti in cui viene meno, almeno per un breve periodo di tempo, questa visione cinica nei confronti del futuro della Polonia. Nell'estate del 1944, questo Churchill, che tra l'altro si trova in visita ufficiale in Italia, a Roma, ormai è stata liberata da un paio di mesi, di fronte all'insurrezione di Varsavia, devo dire, ha una qualche resipiscenza, un qualche ripensamento e devo dire si attiva perché ci sia una qualche forma di aiuto nei confronti degli insorti della capitale polacca, ma finisce con lo scontrarsi naturalmente con un atteggiamento negativo di Stalin, il quale sostiene non abbiamo un modo per potervi aiutare, né voi potete intervenire per poter aiutare, e devo dire contro un atteggiamento sostanzialmente di continuo disinteresse da parte del presidente americano. Però questo evento ha, se vogliamo, un'implicazione a latere, nel senso che per la prima volta, nell'estate del 1944, Churchill comincia a preoccuparsi di ciò che potrà accadere nell'Europa centro-orientale, cioè il
caso dell'insurrezione avversaria e dell'atteggiamento sovietico nei confronti dell'insurrezione avversaria, spinge Churchill a cercare di fare qualche cosa. Il risultato non è molto, devo dire, non è molto positivo. Non dimentichiamoci però che la posizione di Churchill era molto debole. Gli Stati Uniti non lo sostenevano e Churchill cerca di risolvere tutto attraverso questa conferenza bilaterale che ci sarà tra lui e Stalin nell'autunno, nell'ottobre 1944 a Mosca, che è la cosiddetta conferenza delle percentuali, che con senno di poi noi possiamo dire è un'opera di realpolitik e di ulteriore cinismo politico, perché la famosa conferenza in cui Stalin e Churchill esaminano la situazione di tutta una serie di paesi dell'Europa centro-orientale, Churchill scrive su un pezzetto di carta il nome di alcuni paesi e mette una serie di percentuali, dicendo questo paese, un tot alla Gran Bretagna, un tot all'Unione Sovietica, e lo passa a Stalin. E Stalin gli dice sì, va bene. Churchill ha un momento di ripensamento, nelle sue memorie sostiene di aver detto a Stalin sì, ma che cosa penseranno di noi di fronte a un'azione di questo genere? Stalin naturalmente risponde, però non c'è niente di più preoccuparsi, va bene così. Visto però quel secolo di poi, alla fine dei conti è l'ultimo tentativo dalla posizione di debolezza di salvare alcuni paesi dell'Europa centro-orientale da un futuro rappresentato dalla dominazione sovietica. Naturalmente con scarso successo, a parte forse il caso della Grecia, per il quale la percentuale era 90% della Gran Bretagna, 10% dell'Unione Sovietica, e che Stalin, devo dire, rispetta. Nel 1934, quando vi è un'insurrezione guidata dal Partito Comunista da Atene, da poco liberata, gli inglesi la reprimono senza, devo dire, senza pensarci sopra, e Stalin, devo dire, non c'è nulla, perché alla fine dei conti si è assicurato tutta una serie di posizioni in altri paesi dell'Europa centro-orientale. Ma al di là, diciamo, di queste un po' le vicende che noi troviamo nel volume, io vorrei andare un po' oltre, perché a me il volume ha sollecitato qualche cosa, non voglio dire degli interrogativi, ma forse così delle, forse possiamo definire le curiosità sul dopo, perché alla fine dei conti il dopo ha una parte abbastanza importante nel volume, perché si ricorda soprattutto il caso italiano, quindi la sorta delle truppe di Anders, soprattutto dopo la fine del conflitto, che fine faranno, dove se ne andranno, e naturalmente i rapporti che una parte delle truppe di Anders hanno in Italia dopo nel 44 è di un certo tipo, nel 46 diventa un tipo un po' diverso, perché naturalmente c'è una forte contrapposizione con una parte della popolazione italiana, si conosce soprattutto dalle posizioni del Partito Comunista, e devo dire, avendo visto sia i documenti italiani sia i documenti inglesi, è abbastanza singolare come sia per i rappresentanti di un paese come la Gran Bretagna, sia per i rappresentanti italiani, l'esercito degli Andes diventa un problema da cui l'idea è che dobbiamo in qualche modo sbarazzarcene al più presto, perché ci crea delle grosse difficoltà. Per gli inglesi, perché mette ancora in discussione quell'ultimo tentativo di mantenere dei rapporti con l'Unione Sovietica, devo dire perché per le autorità italiane, perché la situazione dell'ordine pubblico in Italia nel 1936 era tale, che aggiungerci anche naturalmente la presenza del gruppo di Anders era considerato un problema ulteriore, quindi meglio in qualche modo risolverlo e quindi inviare questi poveri polacchi da qualche parte con i portatori, l'importante però che in Italia non restino. Ecco, quello che invece però mi piacerebbe capire, viene accennato nella parte conclusiva del libro, è le scelte che vengono fatte, che sono molto diverse dei vari personaggi. Per cui alcune, tutto sommato, sono apparentemente le ovvie comprensibili. Chi ritiene di emigrare, mentre una parte del personaggio principale che scende in Canada, devo dire, ma chi sceglie di emigrare, che ne so, per esempio in Gran Bretagna, negli Stati Uniti,
io devo dire, nella metà degli anni 70, la seconda metà degli anni 70, una delle prime esperienze accademiche è stata una borsa del CNR per l'estero che ho utilizzato l'Università di Reading, che è nella strada tra Londra e Oxford, e devo dire, io mi stupivo di vedere a Reading tutta una serie di chiese cattoliche romane la domenica molto frequentate. In Italia non è un paese in cui vale bene stato, poi vado molto in chiesa, e mi hanno detto, dice, sì, quelli in realtà sono o gli ex militari dell'esercito di Anderson, i loro figli o i loro nipoti, perché dice qua c'è una comunità molto forte che è rappresentata proprio da coloro che vengono in casella di andarsene. Ma questa, devo dire, è una scelta che entro certi limiti noi la possiamo comprendere. Quello che invece mi incuriosisce di più è la scelta di ritorno in Polonia. Perché, devo dire, c'è una corrente della storiografia abbastanza recente, la quale sostiene che, alla fine dei conti, per un periodo di tempo abbastanza limitato, questo è vero, ma al di là di tutto quello che è accaduto, e quindi naturalmente del fatto che i sovietici non siano stati particolarmente gentili con i polacchi, alla fine dei conti, il governo comunista, per un po' di anni, in fondo ha goduto di un certo consenso. Cioè l'idea della creazione di una nuova società e di un nuovo Stato, in fondo una parte radice, soprattutto tra gli anni 40-50, una parte della storiografia sostiene che l'abbia avuta, soprattutto dove si tenga conto che non dobbiamo dimenticare la situazione sociale della Polonia degli anni 30 e quindi come, soprattutto per larghe masse di contadini molto poveri, la trasformazione della Polonia da paese agricolo in qualche modo in paese industriale, le forme di inurbamento rappresentassero poi, da un certo punto di vista, un miglioramento delle proprie condizioni di vita. Certo, non c'era la libertà, però forse c'era un futuro per i propri figli, c'era in qualche modo un miglioramento di stato sociale, i propri figli potevano andare a scuola, già poi negli anni 30, forse molti avevano questa possibilità. Questo che io mi chiedo, come è possibile legarlo al fatto che alcuni poi ritornino, anche se in realtà si comprende che poi c'è una sorta anche di illusione, in alcuni momenti c'è una forma di persecuzione da parte delle autorità. Io devo dire, permettetemi solo un'ultima osservazione così di carattere personale. In una delle visite che ho fatto a Cracovia un paio di anni fa, mi hanno portato Cracovia, ovviamente il turista va a vedere il centro, che ha ragione, molto bello, bellissimo, un posto meraviglioso, pieno di turisti, pieno di vita, eccetera. Ma hanno detto andiamo a vedere una volta che è naturalmente un po' diverso. Si arrivano in questo tram e a parte il cambio della toponomastica che è abbastanza divertente, sono cioè, vedo un senso di poi, soprattutto sono storico, io vedevo che ero con una coppia di persone di cui lei era polacca di Cracovia, allora avevo un po' incuriosito questo viale, dice che riporta la nuova ruta, ma una volta come si chiamava? Ah, per il viale della rivoluzione cubana, adesso come si chiama? Viale Giovanni Paolo II, vabbè, benissimo. Poi uno arriva nella piazza principale di Nova Uta e devo dire la reazione è ambigua, nel senso da un lato uno dice ma non è più tutto, dall'altro dice però c'è una certa imponenza, cioè una costruzione in stile completamente staliniano, Nova Uta si ricordo bene che iniziava nel 1940 e c'è questa enorme piazza semicerchia con questi grandi palazzi, archi, eccetera, eccetera, a parte il fatto che adesso il nome della piazza, devo dire a tutti gli italiani, sarebbe un po' ironico, perché si chiama Piazza Ronald Reagan. Devo dire, questo mi ha lasciato molto stupito, mi sono fatto fare la foto, devo dire, che sì, la piazza Ronald Reagan, ho detto, dico, beh, insomma, si può vedere il mondo in maniera molto diversa, eh? E in effetti,
la sensazione che ho avuto dietro questa piazza è, sì, io la vedo con senso di paura, sono corretta, però nel 1949 chi l'ha costruita? Forse ci ha visto anche una società nuova, no? Si ha la sensazione veramente del nuovo sovietico, no? Dietro tutto questo. E allora forse la questione è il fallimento di questo, di questi ideali, perché questa probabilmente è la questione che si pone. Perché se io fossi stato un povero contadino polacco e mi ritrovo di fronte al regime che costruisce tutto questo, e tra l'altro c'è la comunità, che avrò una scuola, eccetera, forse un minimo di consenso, certo non ho libertà, però un minimo di consenso forse posso dare. E quindi questa è una delle questioni che mi è sorto leggendo, diciamo, la parte conclusiva di questo libro. E naturalmente il fallimento di questa grande illusione che poi dura un po' di anni, insomma, tra i mesi del 50 e del 55-56. Tutto questo è già finito, sono fatti un po' dal 56, il cambiamento appunto con Gomuca, ce lo spiego. Ultima questione che vorrei ricordare è che noi diciamo il crollo del muro di Berlino, ma non dimentichiamoci che il crollo del muro di Berlino nel 1989 probabilmente non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un crollo forte, che è quello di Solidarno del 1980-81, ma proprio noi dimentichiamo l'estate del 1989, la famosa tavola rotonda, e l'idea di tenere in vita il regime facendo delle elezioni che erano sentibere, parte libere, parte no. E voglio dire, il risultato stupisce anche voglio dire, il Partito Comunista Polacco, stupisce Jaruzelski, perché non dicono un solo senso, tutti votano, cioè quella parte libera, tutti votano contro, e lì veramente c'è la comprensione da parte proprio della leader, il comunista, di ciò che era un'altra leader comunista, che ormai, esatto, era migliore, cioè che ormai non c'era più nulla, cioè che proprio era una scatola vuota che si poteva benissimo prendere e gettare lì. Quindi devo dire, come vedete, sinceramente questo volume mi ha suscitato una serie di riflessioni che non si fermano, diciamo, alle vicende della Seconda Guerra Mondiale, ma che vanno anche dopo, e vi ringrazio per la grazie ad Antonio Bassoli, piccolo rimbalzo, una sollecitazione, i documenti sovietici, ovviamente dopo l'85, dimostrano, contrariamente a quanto abbiamo sempre pensato in Italia, che uno dei presidenti più temuti in assoluto di tutti i 70 anni di storia dell'Unione Sovietica è stato proprio Ronald Reagan. Noi qui lo deridavamo con le vignette di Forattini, ma in realtà sul piano diplomatico è stata una vera sentita minaccia da parte dell'Unione Sovietica. E passo subito la parola a Benedetto Zaccaria, forse ti conviene parlare con questo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie all'autore del volume e grazie a Carlo Fumia che mi ha coinvolto nella presentazione e che mi ha fatto conoscere una storia che, diciamo, in linea generale è nota nei libri di storia, ma con nuovi dettagli e nuove immagini che derivano appunto dalle pagine di questo piccolo volume, ma molto denso, devo dire la verità. Vi sono molti riferimenti al contesto internazionale del volume, di cui ha già parlato professor Orsoli, e che comunque lascerò da parte, cercherò di entrare rapidamente in dettaglio in alcuni aspetti del libro che ho trovato particolarmente interessanti. Prima considerazione è che la vicenda del generale Anders, devo dire, ha un posto di primo piano nei libri di storia, in tutte le trattazioni anche manualistiche che riguardano gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, specialmente dello sbarco alleato in Sicilia, poi la risalita della penisola dal sud verso il nord. In alcune sedi ho notato, ripercorrendo e prendendo in mano alcuni volumi, che spesso addirittura non si cita neanche che il generale Anders fosse polacco, si cita semplicemente il generale Anders, e spesso viene tralasciato questo dettaglio, anche perché Anders ha un'evocazione abbastanza anglosassone come nome. La storia è stata poi ripresa qualche anno fa da giornalista Luciano Garibaldi, che ha scritto questo volume
volume Gli eroi di Montecassino, storia dei polacchi che liberarono l'Italia, ma leggendo appunto questo volume che presentiamo questa sera, devo dire che questo volume, nel volume appunto di Garibaldi, mancano molti dei dettagli presenti qui, che derivano, qui faccio una breve considerazione metodologica, dall'uso di fonti inedite, di fonti primarie che derivano da carteggi di membri della famiglia dell'autore. Sono curioso di sapere dove sono conservati, se sono conservati perché hanno un certo interesse, diciamo, che non mi occupo direttamente della questione, ma sicuramente per una storia, d'ufficio adesso per gli storici che si occupano del tema, sicuramente hanno un certo interesse, perché si tratta di materiale nuovo che conferma alcune interpretazioni storiografiche, prima di tutto l'epus, un vero e proprio epus, impresa questa armata polacca, che parte dal gulag sovietici, attraversa l'Asia centrale e attraverso il Medio Oriente giunge in Italia, quindi un viaggio, come scriveva prima l'assessore Colasio, di proporzioni quasi bibliche. E il secondo elemento di grande interesse, che sul piano storiografico di cui ha accennato il professor Varsori, è il sentimento di grande delusione e di frustrazione dell'armata polacca che, possiamo dire, liberò l'Italia senza contribuire alla liberazione della Polonia, almeno dal punto di vista dei protagonisti della vicenda, perché l'armata polacca di fatto combatteva nell'ambito di un'alleanza che vedeva al suo interno l'Unione Sovietica, che aveva imprigionato nei propri gulag gran parte dei componenti di questa armata polacca. Un ulteriore elemento di interesse è che il libro va ben oltre gli eventi di Montecassino. Il titolo è Rossi Papaveri e Montecassino, ma come è già stato osservato, sono moltissimi gli aspetti che vengono presi in considerazione, al di là della vicenda appunto militare dell'impresa polacca nel conquistare Montecassino. Prima di tutto l'invasione tedesca, che viene raccontata con la viva voce dei protagonisti, membri della famiglia del padre dell'autore. La deportazione dei gulag, con alcune citazioni proprio letterali di lettere che raccontano il forzato trasferimento dalla Polonia verso i campi di prigionia sovietici. E subito dopo il cambio di atteggiamento di Stalin, dell'Armata Rossa, nel momento in cui molti polacchi, decine di migliaia di polacchi, vengono liberati dai campi di prigionia, subito dopo il voltafaccia tedesco e l'avvio dell'operazione Barbarossa, nel momento in cui Stalin si rende conto, anche su invito degli alleati, che era conveniente utilizzare queste decine di migliaia di polacchi nell'ambito delle operazioni belliche contro il comune nemico tedesco. Tra i punti più affascinanti del volume vi è il trasferimento in Iran attraverso il Mar Caspio, delle navi cariche appunto di queste decine di migliaia di persone, e come osservava prima l'assessore Colasio, il fatto che dei 100.000 prigionieri liberati dai campi sovietici, ben 20.000, ovvero quasi un quinto, fossero donne e bambini, una statistica molto significativa, e questo su diretta insistenza del generale Anders, che vedeva in questo trasferimento di uomini non solo un'azione in prospettiva militare, ma anche la difesa del nucleo della nazione polacca. Quindi aveva un atteggiamento non solo militare, ma anche molto politico. E l'immagine di copertina del volume, questo generale Anders che saluta col saluto militare dei bambini facenti parte di questa armata polacca, è molto evocativo di questo atteggiamento in qualche modo lungimirante del generale polacco. Di grandissimo interesse poi sono i riferimenti sulla permanenza in Iraq, poi in Palestina e in Egitto, e tutta l'attenzione dedicata dal generale Anders alla formazione militare e anche educativa, al di là degli aspetti propriamente tanto militari, del corpo d'armata. E possiamo vedere in questa permanenza in Iraq, in Palestina ed Egitto di questo corpo di decine di migliaia di polacchi una specie di rinascita anche umana dopo i mesi e gli anni della prigionia.
Una volta trasferitisi in Italia, viene appunto la costituzione della seconda armata, e l'episodio centrale è l'assedio di Monte Cassino. Anche in questo caso ci sono alcune citazioni molto significative, inedite, degli eventi di questa impresa vera e propria militare dell'armata polacca, narrati dalla viva voce del padre dell'autore, che fu ferito nel corso del combattimento e che racconta con alcuni lampi narrativi i momenti tragici dell'azione polacca contro l'esercito tedesco. E l'immagine che viene evocata dal volume è di un esercito non solo efficiente, perché Anders aveva insistito molto sull'efficienza e sull'addestramento dei suoi uomini, ma anche potente, effettivamente potente e capace dal punto di vista militare. Un altro aspetto già evocato dal professor Marsoli è l'incrocio con le più ampie appunto vicende della Polonia. C'è un rimbalzo tra l'Italia e la Polonia che è costante nel volume, in particolare da citata l'insurrezione di Varsavia tra l'agosto e l'ottobre del 1944, che appunto non fu appoggiata dall'URSS. E anche in questo caso ci sono le voci dei familiari del padre dell'autore che raccontano la condizione disperata della popolazione nei mesi dell'insurrezione: mancanza di acqua, mancanza di igiene, la fame patita da queste persone. Devo dire, le immagini di devastazione che sono evocate da Roman Polanski nel film Il pianista riemergono molto chiaramente in queste. Ho trovato di grande interesse anche l'episodio narrato dell'entrata delle truppe polacche a Bologna. Furono le prime che entrarono nella città liberata il 21 aprile del 1945, e nell'entrare a Bologna si manifestano molto chiaramente le prime contraddizioni del dopoguerra, perché c'è una sorta di difficoltà nel distinguere tra i vincitori e i vinti. L'esercito polacco combatte dalla parte del suo nemico, e questo sentimento, questa incertezza e questa ambiguità è ben presentato dall'autore nelle pagine del libro. Vi cito brevemente una lettera del padre appunto, dell'autore, a pagina 86. Scriveva: provo sentimenti contrastanti di gioia e dolore. Oggi mi trovo sul suolo italiano e la nostra avanzata sembra inarrestabile. Ma ho la sensazione che la vendetta si sia consumata, ma tutta la gioia per le battaglie vinte viene offuscata dalla profonda tristezza provocata dalle notizie provenienti da Varsavia, che come 5 anni fa combatte da sola, si oppone senza armi, senza rifornimenti, senza viveri ai reparti tedeschi. E aggiunge qualche pagina dopo: pensavamo di essere accolti come liberatori, questo è il genitore all'ingresso a Bologna, pensavamo di essere prossimi al ritorno a casa, invece non sapevamo se e quando saremmo tornati. E ci trovavamo tra gente ostile che ci gridava di tornare a casa e che eravamo fascisti, gente che inneggia Stalin sventolando le bandiere rosse. E quindi si vede qui bene questa specie di scoramento di questa armata polacca che si vede combattere appunto dalla parte a fianco con dei partigiani, e spesso ci sono citati degli episodi molto interessanti di appunto, componenti dell'armata polacca che strappano i vessilli dell'armata rossa e le effigie di Stalin, spesso venendo a colluttazione con partigiani italiani che difendevano appunto le effigie di Stalin. E questo, diciamo, è antelittera, uno dei primi episodi di contestazione dell'immagine di Stalin, che dopo sarebbe divenuto più diffuso dopo gli eventi di Budapest e soprattutto dopo gli eventi di Praga nel 1968. Quindi si vede un aspetto molto interessante di questa scoramento, diciamo, un sentimento quasi di solitudine provato dai soldati polacchi alla fine della loro azione militare in Italia. In generale, il mio giudizio su questo volume è che, pur breve, sia efficace e di facile lettura, e devo dare un applauso all'autore, dal mio modesto punto di vista, perché è veramente riuscito a collegare la microstoria e la grande storia. E alla fine, quando Carlo Fulmia, quando mi ha consegnato il volume, mi ha osservato, si tratta di un libro quasi di microstoria, perché racconta le storie della famiglia.
però alla fine della lettura mi sono reso conto che questo volume ha il merito di rendere grande questa piccola storia. Grazie. Grazie Benedetto Zaccaria. In effetti si può parlare di microstoria, ma quando da qualunque punto si parta, anche dal punto di vista da fonti così ben delineate, insomma, minime per certi versi, minimali, personali, non epistolari, eccetera, ma si ha chiaro il problema storico che vi sta dietro, bene, quel percorso diventa un grimaldello per andare oltre, per aprire appunto un problema storico. È in questo senso che funziona molto bene, come è stato detto, credo in modo corale un po' da tutti, questo gioco tra grande e piccolo che è davvero, davvero efficace. E poi c'è un altro elemento, questa sensibilità per il problema storico ci permette di prendere le distanze da quell'altro, da quell'altra piccola palude o sabbia mobile, no? Che spesso sta accanto a questi temi e al modo in cui vengono posti, che è la palude della memoria. Cioè la memoria è necessaria, ma può essere resa una fonte storica nel momento in cui la si discute avendo presente lo scenario ampio, senza chiudersi o accontentarsi di raccontare una storia che fa appunto rivivere una memoria. Il libro è davvero, mi ritaglio pochi minuti prima di dare la parola a Paolo, e se avremo tempo anche di dare lettura di qualche pagina del libro, mi ritaglio qualche minuto per dirti che ci sono molti aspetti in questo libro che mi hanno profondamente incuriosito, oltre a tutto quello che è stato detto da chi mi ha preceduto. E una, per esempio, ve la dico lì in modo molto, molto paradossale e inesatta. Beh, senza Anders non ci sarebbe stato forse lo Stato di Israele, come vedete, ma è molto interessante quell'accenno che fai quando racconti come in questo tragitto, che è formidabile, dalle steppe al deserto, 3-4 mila disertori, tra cui personaggi come Begin, entrano, si staccano dal corpo d'armata. Anders si rifiuta di andarli a cercare, mentre invece gli inglesi avrebbero voluto che venissero recuperati, e questi disertori in realtà poi entrano nelle formazioni paramilitari degli Irgun, di altri, o comunque semplicemente parteciperanno in modo molto attivo. Appunto, uno di questi è Begin, quindi uno sarà uno dei dirigenti del movimento armato anti-inglese in Palestina. E quindi, insomma, ci sono delle ricadute di questo percorso estremamente, estremamente interessante. Altri, anche qui, il dicembre del 43, quando dall'Egitto appunto si sposta in Italia, si vede come si stiano questi uomini, oltre ad essere stati addestrati, si stiano caricando di un'energia politica e non solo militare. Un'energia che in qualche modo in un primo momento si infrange contro Monte Cassino. E qui ci sono degli altri aspetti interessanti che non vengono sviluppati nel libro, ma vengono accennati e che mi piace portare un po' in evidenza. Cioè, ci si dimentica molto spesso delle peculiarità, diciamo, geografico-militari dell'avanzata degli alleati in Italia. Se uno guarda la carta geografica e vede queste pendici montuose che dagli Appennini vanno verso il mare, si rende conto che avanzare da sud verso nord, quando i tedeschi allagavano le vallate, distruggevano i ponti, era estremamente difficile, c'erano solo due vie, una lungo la costa tirrenica, l'altra lungo la costa adriatica, e appunto Anders è sulla costa adriatica insieme agli inglesi e molto faticosamente si arriva a demolire la linea Gustav, però appunto dopo questi colpi di ariete che vengono dati in particolare proprio a Monte Cassino. Quindi ci restituisce anche questa
complessità. Naturalmente queste difficoltà erano aumentate dal fatto che gli alleati erano riluttanti a impegnarsi in Italia, ci cioè, sono differenze nei mesi precedenti, nella prima metà del 43, prima dello sbarco alleato in, americano, alleato in Sicilia, non era facile trovare un accordo, no, su questa, sull'attacco all'Italia, l'apertura di questo secondo fronte che chiedeva disperatamente Stalin per tutto il 42. Diciamo, non smette, ma insomma la richiesta dopo Stalingrado diventa meno impellente perché si è un po' cavato dai guai da solo. Però questo secondo fronte è necessario, però non possono essere impegnate troppe energie perché tutta la partita si gioca in Normandia. Quindi quello secondo fronte. È quello il vero secondo fronte. Questo è stato accettato con disegni politici molto diversi tra Churchill e Roosevelt, eccetera, accettato anche appunto in funzione così di venire incontro a una richiesta forte dell'interesse dell'alleato sovietico. Quindi insomma questo libro offre spunti per riflettere su tutto questo percorso e non solo sulle vicende dei polacchi. Poi sono queste pagine veramente terribili che mi anche qui aprono uno scorcio su un pezzo di storia che viene di solito trattato o aneddoticamente o così ho trascurato anche perché è particolarmente angosciante, e però ci ricorda come la seconda guerra mondiale, come la prima, come qualunque altro conflitto nella storia dell'umanità, sia stato molto diverso per gli uomini e per le donne. Gli uomini possono essere stati uccisi, catturati, torturati, imprigionati, ma la sorte delle donne è spaventosa e queste memorie ci raccontano della sorte anche delle donne italiane, ma che rimandano la sorte delle donne di tutta l'Europa, in particolare dell'Europa centrale. Se noi pensiamo a come si è svolta la Seconda Guerra Mondiale, una sorta di film accelerato, quando avanzano le truppe tedesche, si trascinano dietro non solo l'esercito, ma anche, come dire, i nuovi coloni, no, che conquistano lo spazio vitale, e poi in pochi anni questi fuggono e vengono inseguiti dalle truppe, e nessuno dei due fa prigionieri, e anche le truppe franco-marocchine si macchiano di certo, appunto, noi immaginiamo la ciociarla, no? L'episodio grave, però se andiamo a contarli, a quantificare, parliamo di centinaia di migliaia di questi episodi, con immani tragedie personali, suicidi, conflitti irrisolti, eccetera. Quindi questo per noi è un problema storiografico e metodologico e anche didattico, cioè come saper raccontare una storia generale che davvero tenga insieme la dimensione maschile e la dimensione femminile, non per fare storie di gender o per venire incontro alle mode, ma come effettivamente sia difficile raccontare anche questa fetta di mondo che è la metà dell'umanità, insomma, che non viene raccontata abbastanza bene, almeno da noi, insomma. E velocissimamente, si parla dei rapporti tra Italia e Polonia e ci si dimentica un po', si tende un po' a dimenticare o a sottovalutare due cose. La Polonia ha un'antica storia di tragedie nazionali, nel senso che forse credo non esista paese che abbia il triste primato di apparire e sparire dalla carta geografica in continuazione. Fin dal tardo Settecento e anche prima, non è caso, c'è uno dei libri degli storici in inglese che per ragioni anche qui personali molto interessanti è diventato uno dei massimi storici della Polonia, Norman Davis, ha scritto un libro che si chiama Vanishing Kingdom, cioè quando gli stati spariscono, e in gran parte è dedicato proprio, l'ultimo capitolo ma il più lungo è dedicato proprio alla Polonia. Quindi è un'antica storia in cui si vede che il rapporto con l'Italia non è solo e semplicemente per queste combinazioni, se volete un po' aneddotiche, che poi ritroviamo anche negli inni, ma il fatto che ci si dimentica come l'unificazione italiana sia stato un modello che noi troviamo addirittura in India, cioè in tutti, dico in India proprio perché anche lì troviamo cultori di Mazzini, cioè lì è l'esperienza di successo di un'unificazione nazionale che però non accade in Polonia, nonostante la rivolta del 63, sempre
diventerebbe 1863, non accade in Ungheria, non accade poi in Irlanda, cioè queste unificazioni mancate che avevano però l'esempio italiano come, come caso se non, di unificazione di successo. Questo insomma, anche per dire che anche questo getta uno sguardo ampio su una storia non solo novecentesca. E un'ultima cosa, mi sono portato questo agile pamphlet, come vedete, che è un libro dedicato agli anni della tormenta tra il 38 e il 48, una specie di grande dizionario, e c'è questo pezzo che mi ha sempre colpito moltissimo sulle cosiddette displaced persons, sulle persone displacées, i rifugiati, in sostanza. E ci racconta come, e cita proprio i polacchi, che sono qui, le cifre insomma sono un po' approssimative per tutti, però sono più di 1.600.000, gli italiani sono 700.000, si riferisce soprattutto ai militari italiani, gli internati militari, ai lavoratori diciamo schiavizzati, ci sono i cechi, gli olandesi, e ovviamente ci sono i francesi, quindi i polacchi sono... hanno una delle quote più rilevanti tra questi. Nel complesso, in questa Europa appunto devastata dagli eserciti all'andata e al ritorno, dove la gente si trova a non avere più uno Stato, un paese, un passaporto, un'idea, un'identità, sono quasi 18 milioni, mi pare, si poter dire, le persone displaced persons. Cioè persone che non vivono nei campi o sono sopravvissute ai campi di concentramento e di sterminio o semplicemente ai campi militari o sono fuggiti e appunto non sanno più dove tornare. E la tragedia qual è? Che molto spesso si trovano a dipendere da governi militari perché gli stati non esistono più. Cioè la Germania, noi parliamo della Germania del secondo dopoguerra, la Germania semplicemente non esiste più, come non esiste il Giappone, cioè proprio fisicamente e istituzionalmente sono stati che non esistono più. Le persone che sono lì dentro, chi se ne occupa? Se ne occupa se ne occupano gli eserciti di occupazione. Vabbè, dopo arriva l'ONU, arriva l'URR e si sviluppa un sistema di servizi. Dimentica appunto di questo aspetto che c'è un enorme peso di amministrativo, organizzativo per dare una coperta, un pane, una medicina, qualcosa a queste persone. E in questo mondo, come abbiamo visto, appunto, la quota del popolo polacco è estremamente elevata. E, un'ultima cosa, ma è proprio solo una battuta così, per la prima cosa che ho pensato quando Paolo mi ha dato questo libro, mi è venuto in mente Snoopy, perché come mai direte voi? Per il semplice fatto che mi ricordo questa battuta bellissima di Snoopy che medita sulla cuccia e dice: nei romanzi russi i nomi non si leggono, si guardano. È esattamente quello che ho fatto io in questo caso, che è sempre, tanto è vero, molto interessante, Anders, possiamo chiedere a tutti, è senz'altro un inglese, no? Viene un nome troppo secco. Bene, io mi fermo, darei la parola. Questi tempi non parliamo di curricula, questi tempi non fidatevi.
come il dottor Zaccaria, che è uno studioso, diciamo, in un istituto di prestigio, istituto universitario europeo di Firenze, insomma, uno studioso così. Io dirò solo due parole, innanzitutto sul titolo. Allora, Rossi Capavere a Monte Cassino è la traduzione di un verso, di un ritornello, di una canzone molto popolare in Bologna. In polacco si dice Cervone macchina Monte Cassino, Sane Solosi, Bio un Polsco Crefe. Tradotto significa Rossi Papavere Monte Cassino, invece della rugiada bevvero il sangue polacco. E si riferisce al tributo di sangue che versavano i polacchi nella battaglia di Monte Cassino, ma più in generale nella guerra di cui adesso ha parlato il professor Fumiani. È una canzone questa, diciamo, che è molto popolare in Bologna, diciamo, come in Italia Bella Ciao, anche se per contenuto e contesto è diversa, però ha un forte valore identitario, un fortissimo. Ecco, dopo la guerra questa canzone fu oscurata, se non addirittura proibita. Perché non si voleva dare visibilità o comunque valore a un'armata che non condivideva, non era allineata con gli orientamenti del governo polacco filosovietico. Allora il primo segretario, il presidente della Repubblica, era Bolesław Bierut, un convinto stalinista. Ci poteva essere qui un coro, forse c'è anche un coro polacco, diciamo, se c'è tempo magari la intoniamo, vediamo come si sente su questa cosa. Come nasce questo libro? Allora, io dopo essermi trasferito dalla Polonia in Italia, in Polonia avevo vissuto l'infanzia e la prima adolescenza. Quando mi sono trasferito, ed era un trasferimento definitivo, avevo fatto come una cesura con la mia storia passata, tant'è che non riuscivo a parlare in polacco e non lo ricordavo affatto. E tuttavia io quei sentimenti e quelle esperienze che avevo vissuto erano in qualche modo depositate dentro di me. Tant'è che forse senza grande ragionamento, ma forse rispondendo, vedendo un impulso, io raccoglievo continuamente tutto ciò che riguardava la Polonia e in modo particolare la mia famiglia. Quindi fotografie, lettere, documenti di vario tipo. Forse io pensavo di dover raccontare qualche volta, scrivere qualcosa ai miei figli, più o meno della loro famiglia, forse anche per scusarmi per il cognome che portano, che è così difficile da pronunciare. Quindi pensavo così. Poi, riordinando le carte, mi sono accorto che la storia familiare mia, diciamo, era simile a tante storie familiari, ma cioè di quelli che avevano vissuto la guerra, l'occupazione, la resistenza, insomma. Però questa aveva una peculiarità, perché la storia di cui io narro e di cui faceva parte mio padre aveva una peculiarità, cioè era il corpo, il secondo corpo d'armata era composto essenzialmente da prigionieri dei gulags ex deportati in Siberia in seguito all'occupazione della Russia sovietica della Polonia. E vi facevano parte, è stato già detto, della cosa, non solo soldati anche alla guerra, ma donne, bambini, vecchi, persone inabili al lavoro. E come d'altra parte era anche molto singolare, per esempio, un episodio che io cito: come in un campo di concentramento dove è notorio che si muore di fame, c'è chi guadagna la libertà facendo lo sciopero della fame,
e si tratta, diciamo, di uno dei più grossi scrittori polacchi, Gustav Herling, di cui per parlarsi ha parlato, diciamo, come forse il più illuminato scrittore polacco su questa cosa. E aveva scritto questo libro, Un mondo a parte, che sinceramente consiglio di leggere. Come anche era singolare che un'armata percorresse un territorio così vasto che andava dalla Siberia, in Kazakistan, l'Uzbekistan, Iran, Iraq, Siria, Libano, Palestina, Egitto, e poi si imbarcasse a Taranto. Sbarcati a Taranto, il primo battesimo di fuoco lo hanno in Val di Sangro e poi Monte Cassino. Dopo Monte Cassino assumono il comando del fronte orientale in Italia, liberano diverse città dell'Emilia, Forlì, Imola, Predappio, paese natale di Mussolini. Tra parentesi, il generale Rudeschi che entra nella casa di Mussolini, che era adibito a museo, scrive sul diario di Boso: la Polonia non è liquidata, e voleva riferirsi al discorso che aveva fatto Mussolini facendo la dichiarazione di guerra, in cui dice la Polonia è ormai liquidata, e lui risponde e scrive in questo modo. Quindi in questi, come anche singolare il fatto che loro vincono la guerra ma non riescono a tornare in patria, perché essendo tutti originari della Polonia orientale, che viene con i confini modificati, viene assegnata questa parte all'Unione Sovietica, propria, tornando si sarebbero trovati in Unione Sovietica, cioè nei posti nei quali loro avevano patito la sofferenza di Gulag. Quindi c'è, infatti, dei 110.000 soldati che c'erano, torneranno solo 14.000, di questi 14.000, ne parlava, di questi 14.000 alcuni cercheranno di andare via, ma buona parte sceglie la diaspora, l'esilio, e vanno in Scozia, in Irlanda, in Argentina, in Canada, insomma più o meno in tutto il mondo. Così fu anche per la mia famiglia, diciamo, c'è chi sceglie di USA, chi va in Germania, chi in Inghilterra, chi rimane in Italia come mio padre. Io, come ho detto, questa era una storia che era depositata in me, in qualche modo nascosta, ma io confesso che ho avuto molte remore a raccontare prima, perché essendo io diventato, come tanti miei coetanei nel 68, un militante di sinistra, io avevo paura di divulgare, perché mi sembrava che potevo prestare il fianco a delle accuse, diciamo, di strumentali di partiti della destra, delle cose. Poi un giorno, molti anni fa, durante un convegno organizzato dal gruppo Il Manifesto, che era un convegno sulle società a comunismo realizzato, dove si parlò ovviamente della Polonia, di Cuba, della Cecoslovacchia e così, e di tutti quei paesi, mi trovai seduto accanto a Karol, era un giornalista di Nuovo Osservatore, ma anche del Manifesto, e mi pare che ci fosse anche Yuri Pelikan, forse i più anziani se lo ricordano, i più giovani così. E io raccontai a loro questa vicenda un pochettino e tutte cose. Allora Carlo mi dice, raccontai anche della mia difficoltà, diciamo, di aderire a una visione di società che loro propugnavano, perché strideva troppo con la storia della mia famiglia, che aveva patito, diciamo, sofferenze, difficoltà della vita, ma anche il clima persecutorio che avevano subito, soprattutto nei primi anni. Quindi
avevo dentro di me c'era una forte lacerazione, da una parte c'era questa sensibilità sociale, dall'altra parte però io non mi sentivo di dover aderire a chi in una visione politica, eccetera. Poi fu però in quel convegno proprio che importanti intellettuali europei e italiani denunciarono la irriformabilità di quelli e di quei sistemi. Devo dire qualche anno prima di Berlinguer, diciamo che quei sistemi erano assolutamente irriformabili. E questo, diciamo, in qualche modo mi pacificò con la mia formazione, che era una formazione che era del 68, mi pacificò un po' e poi potevo in quella situazione, diciamo, manifestare con più convinzione, senza sensi colpa, la mia adesione, diciamo, e la mia fede politica. Carlo mi invitò a scrivere tutto ciò, anche perché in parte coincideva con la sua storia personale. Anche lui ha vissuto per i pezzili, questo qua, è un intellettuale polacco che poi è diventato apolide. Ecco, io poi, fin tanto cosa che ho aspettato finché adesso l'ho fatto. Ecco così. Però prima... Io però vorrei ricordare almeno due polacchi. Il capitano Chrzan, che fu ucciso nel 1946 ad Abano in seguito a una discussione politica di cui aveva parlato Benedetto prima aveva parlato delle difficoltà delle relazioni tra italiani e polacchi. Fu ucciso durante una discussione politica, colpito in faccia, in testa, con una bottiglia. La sua salma tuttora riposa nel cimitero inglese di Padova. Se uno ha il piacere di andare, appena entra lo trova sulla destra e c'è. Ed è l'unica tomba in cui la data è il 46, che succede dopo la guerra. L'altra persona che vorrei ricordare, diciamo, con tanto affetto, è il professore Richard Demel, che è vivente, ha 97 anni, è cittadino onorario della città di Ustrom e della città polacca di Ustrom e di Padova. Era ufficiale del secondo corpo polacco, pluridecorato, insignito della più alta onorificenza polacca per meriti artistici, autore tra l'altro delle vetrate del Duomo di Padova. Ecco, lui non è qui, ha 97 anni, però io so che ci è vicino. Grazie a tutti. Prima di trasferirci in cantina
la nostra casa femminile, vi abitavano solo donne, diventò l'asilo per gli spacciati, cioè per le persone in pericolo che dovevano scomparire per un po'. Di giorno andavano via, mentre di sera si radunavano a casa e capitava che le prestanze fossero così gremite che era impossibile passare senza pestare uno di loro. Per lo più ci capitava di vedere persone sconosciute. Ricordo un ragazzo giovanissimo, Stas, che venne accompagnato dalla mamma e arrivò con cuscino e spazzolino da denti, anche se sarebbero servite di più medicine e fasciature, perché era stato torturato all'inverosimile. Ricordo Marek, che appariva a notte fonda nonostante il coprifuoco, carico di manifesti con slogan antifascisti. Una volta, durante il coprifuoco, casualmente uscii sul balcone e mi strizzarono i capelli. Ovunque, lungo la nostra via, sulle case e sui marciapiedi, c'erano i suoi manifesti. La cosa per la quale era più fiero di sé era la decorazione che aveva fatto alla fabbrica dove lavorava. Marek abitò da noi per il periodo più lungo, non si separava mai dal barattolo di vernice, dal pennello, e il suo vestiario era sempre macchiato. Ovunque riusciva, disegnava le ancore, il simbolo della Polonia combattente. Un giorno non tornò, e da allora perdemmo le sue tracce. Il più importante degli ospiti, invece, era un nostro conoscente prebellico, il maggiore, professore della scuola per allievi ufficiali, Kudelski. Arrivava all'improvviso nel nostro gineceo, chiacchierava un poco, lasciava la sua cartella colma di contenuti intriganti e andava via per giorni. Dopo la sua scomparsa, venimmo a sapere che era stato brutalmente ammazzato a Paviak. Abbiamo un'immagine della sbarra che si alza a Danzica per far passare i carri armati tedeschi il 1° settembre del 1939. È un'immagine che ci rimane e tuttavia, per esempio, non ci sono immagini, non ricordiamo dei trasferimenti dei treni in Russia dei prigionieri polacchi. Ci sono pochissime immagini, però non ne conosciamo. Ecco, qui è una testimonianza di una di queste che ha fatto questo trasferimento, racconta il viaggio. Quando arrivarono i russi iniziarono gli arresti. La polizia polacca sparì improvvisamente e tutte le persone che avevano una funzione pubblica scomparvero. Tutta la classe dirigente fu eliminata. A casa mia si presentarono alle 6 di mattina un ufficiale della polizia staliniana e due soldati armati di carabina. Ci ordinarono di vestirci e di fare i bagagli. Ci caricarono su un treno. Il viaggio durò più di un mese. Eravamo stipati e rinchiusi nei vagoni senza mai poter uscire e ogni 3 o 4 giorni ci davano un secchio di avena da mangiare, ma non sempre. Al centro del vagone c'era una buca che fungeva da toilette. Per rendere la cosa più accettabile, io e mio padre costruimmo un paravento con una coperta. I primi a morire erano i bambini e i loro corpi venivano lanciati direttamente dal treno in corsa, mentre quando moriva un adulto veniva lasciato sulla banchina di una qualsiasi stazione. Vabbè, due ultime cose brevissime. Allora, alcune considerazioni di mio padre mentre sta in combattimento proprio a Monte Cassino. Vedevo salire sul costone della montagna piena di papaveri rossi i nostri soldati con i fucili tra le mani e con zaino e bombe addosso. Moltissimi cadevano durante la corsa. Non riuscivo a capire se fossero stati colpiti, se fossero morti o feriti, se esplodevano per le bombe che erano attaccate al cinturone. Nascoste tra la vegetazione, le mitragliatrici tedesche falciavano dall'alto chiunque
rendevo conto che sarebbe stato impossibile avanzare senza essere colpiti. Dovevamo assolutamente neutralizzare quelle armi. Dal nostro mortaio partivano colpi troppo lunghi, non riuscivamo a centrare le postazioni nemiche. I calcoli della traiettoria erano errati e quindi anche le indicazioni di tiro. Il lungo addestramento in Iraq mi aiutò a capire che avremmo dovuto correggere il tiro. Assistendo in addestramento coloro che sparavano, ho fatto molta pratica. Così insistetti con l'ufficiale perché modificasse di un grado la traiettoria e riuscimmo così a colpire la mitragliatrice nemica, permettendo ai nostri soldati di salire e riprendere l'attacco. Molto breve del professor Temer. Lui, come tanti altri, si sentono un po' traditi dopo la guerra, in modo particolare dall'esercito inglese per il quale loro avevano combattuto. Non si poteva uscire di notte, ma noi uscimmo lo stesso e entrammo nella piazza centrale, bellissima. In mezzo c'era un lampione e vedevo un giovane che vi si arrampicava sopra con un grande ritratto di Stalin con scritto Viva Stalin. Non sapevamo che fare. L'ufficiale non prendeva alcuna decisione. Quando da un angolo sbucò la ronda inglese, un soldato con la pistola in mano intimò al giovane di scendere, cosa che il giovane fece abbandonando il ritratto di Stalin e scappando impaurito. Il giorno dopo la città era piena di manifesti con scritte offensive, polacchi assassini, polacchi fascisti. Tutta la stampa, sia italiana che inglese, ci attaccò violentemente. Anche il parroco a messa durante la predica invitò le donne a non frequentare i soldati polacchi. Non potevamo sopportare questo clima e andammo in giro a strappare i manifesti. Il comando inglese condannò le nostre iniziative e così condannava noi, che avevamo combattuto per loro. Gli inglesi sono proprio delle puttane. Rapidamente mi piacerebbe che il console desse le sue parole. Sì, aggiungo solo